Benvenuti a tutti in Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi ci occuperemo della divisione con il resto, come si fa questo tipo di operazione all'interno dei fogli di calcolo. Noi usiamo LibreOffice Calc, ma avviene nella stessa maniera in Microsoft Office Excel e in tutti gli altri fogli di calcolo. Poi ci occuperemo degli operatori matematici all'interno dei fogli di calcolo. Ad esempio, l'addizione si fa con il segno più, ovviamente, quindi uguale 25 più 6 da 31. La sottrazione si fa con il segno meno, uguale 25 meno 6 da 19. La divisione si fa con la barra, questa barra che è contenuta nel tasto 7 della tastiera, quindi maiuscolo 7. 25 diviso 6, vediamo che dà un numero con i decimali. La moltiplicazione non si fa con la x, bensì si fa con l'asterisco, quindi uguale 25 asterisco 6. L'asterisco si trova a destra, vicino all'invio, dove c'è il tasto del più. La potenza si fa con l'apice, uguale 25 apice 6, cioè 25 alla sesta. L'apice sta in alto a destra, vicino al backspace, nel tasto dove c'è la i accentata, mentre la radice quadrata si fa con la funzione. Hanno dedicato una funzione specifica invece che un operatore matematico, uguale RADQ, fra parentesi il numero di cui fare la radice quadrata, quindi radice quadrata di 9 è uguale a 3. Ma vediamo qual è il problema con la divisione. Noi abbiamo qui un dividendo 25 che deve essere diviso per 26. Se io seguo per esempio la tabellina degli operatori matematici e faccio uguale la cella dove c'è il 25 diviso, quindi maiuscolo 7, 6 e faccio invio, vedete che ci viene un numero con i decimali. Ma ammettiamo che noi vogliamo avere il quoziente e il resto, non vogliamo avere un numero dei decimali. Stiamo attenti, come abbiamo visto in altri video, che se noi facendo per esempio il tasto destro formato a celle riduciamo il numero dei decimali ad esempio a 1, quello che fa il foglio di calcolo è un arrotondamento. Vedete che il valore è 4,16666. Quando noi gli diciamo di fare una sola posizione decimale, arrotonda a 2, ma in realtà questo è un arrotondamento, diciamo, di facciata, perché il valore vero non è 4,2. Se noi clicchiamo nella barra della formula e poi premiamo F9 sulla tastiera, vediamo che il vero valore è 4,16666. Perché dico questo? Perché è molto importante, perché se ad esempio noi facciamo nel nostro foglio di calcolo uguale questo valore qua per con l'asterisco 2, vedete che il valore non viene 8,4, ma viene 8,3. Questo certe volte, quindi a schermo, è difficile capire come mai 4,2 per 2 non dà 8,4 ma dà 8,33, perché in realtà Excel, quando si riducono i decimali, fa un arrotondamento ma a schermo, perché il valore effettivo che userà il calcolatore non è 4,2, ma con l'F9 vediamo è 4,66. Quindi attenzione all'arrotondamento. Ma ammettiamo che noi non vogliamo una divisione, no? 25 diviso 6 con i decimali, ma vogliamo il quoziente. Ci sono due funzioni specifiche, molto semplici: uguale quoziente, quindi si fa uguale quoziente per inserire una funzione nella cella di LibreOffice Calc, Microsoft Excel. Evidentemente prendiamo, vedete, ci chiede, no? Il numeratore, punto e virgola, denominatore, quindi 25, punto e virgola, clicchiamo su 6. Chiuso la parentesi, ed ecco che il quoziente di 25 diviso 6 dà 4. Quale sarà il resto? Beh, c'è la funzione resto. Anche questo è molto semplice. Per qualche motivo, vedete, ci cambia la dicitura, dice dividendo divisore. Noi abbiamo messo dividendo divisore fra punto e virgola. Quindi 25, il dividendo, punto e virgola 6, seleziono il divisore, chiuso la parentesi, ed ecco che 25 diviso 6 dà 4 con il resto di 1. Se noi vogliamo fare tutto in una sola formula, possiamo parlare oggi degli operatori, dei segni di concatenamento di diverse funzioni, e facciamo le due funzioni quoziente e resto nella stessa cella. Ad esempio, quoziente, aperta parentesi, scriviamo bene, aperta parentesi, numeratore, punto e virgola, denominatore, e ecco che facciamo il 25, punto e virgola 6. E poi introduciamo la e commerciale, che serve per concatenare più elementi all'interno della stessa cella. Apriamo le virgolette per inserire del testo, ad esempio con il resto di, semplicemente un testo italiano, chiudiamo le virgolette, inseriamo un'altra volta l'operatore di concatenamento e poi facciamo la funzione resto. Resto di, come sempre seguiamo il suggerimento, dividendo divisore, dividendo, punto e virgola, divisore, chiusa la parentesi. Quindi noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo inserito la funzione quoziente, la funzione resto all'interno della stessa cella,
utilizzando l'e-commerciale come concatenamento, e in mezzo ci abbiamo messo con il resto di una frase italiana. Il testo va sempre messo fra virgolette, quindi la formula è uguale a quoziente di dividendo per divisore, punto e virgola divisore, e con il resto di, con il resto, e il risultato è 4 con il resto di 1. Quindi ci sono due modalità di fare la divisione il cui risultato da un numero decimale con la barra, e una divisione il cui risultato dà il quoziente con il resto, 4 con il resto di 1. Grazie a tutti per aver visto questo video e al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.